Ciao ragazzi, e oggi vi voglio parlare delle tre tavole must have nella vostra lista. Adesso guardate. Allora, me l'avete chiesto in tantissimi, per cui partiamo dalla tavola un po' più grande. Quindi si parla di una Minimalibu, middle size, si può definire anche una quasi una longboard per alcuni, per pesi leggeri. Adesso vi faccio vedere appena arrivata da Decathlon. Guardate che chicca. Eccoci qua, questa è nuovissima 7 Rayon Decathlon Italia, è una figata, è un 49 litri, tavola rigida. Questa, per quelli che mi chiedevano, è sicuramente è una tavola che consiglio a tutti, ovviamente. Già chi è un po' più esperto, avanzato, nel senso che non, se uno non ha mai fatto surf, ovviamente non andare su una tavola rigida così, però diciamo che un peso medio che può essere dai 65 agli 80 kg, che sappia già prendere le onde, va più che bene. Poi per progredire va assolutamente bene come tavola, come primo acquisto per tavola personale, andrei sul sicuro. Sicuramente per i pesi più leggeri è molto più facile, perché comunque un 49 litri che diciamo che è quasi come una tavola soft, quelle grandi che ci sono nelle scuole surf. Per chi invece vuole progredire o comunque ha il mio stesso livello, tipo un 85-86 kg, diciamo è una gran bella tavola che può essere comoda. Sicuramente un evergreen, nel senso che può andare sia su onde da 20-30 cm che da parete fino a 1 metro, 1,5 metri, insomma, diciamo una gran bella tavola. Questa la consiglio. Poi, per quanto riguarda un'altra tavola appena arrivata, questa ragazzi nuovissima collezione, queste cose poi ve le faccio vedere più tardi. C'è un caldo comunque infernale, tra l'altro i nuovi boxer della collezione Olayan Surf di quest'anno ve li linko sotto nel video, così se li avete. E questa ragazzi è una chicca, una vera chicca, la nuova collezione 2023 a questa perla. Ragazzi, è qualcosa di fantastico. È una tavola soft, una twin fin, stile fish. Questa è una 5,6 per 36 litri, ragazzi. Questa è una tavola divertentissima. Soprattutto il materiale in cui è fatto un soft con il grip, per cui non serve mettere cera, niente. Praticamente la prendete e andate direttamente in acqua. Una figata assurda. È un misto tra le altre tavole che vi avevo parlato. Le 6 e la 7 sempre soft, questa qui diciamo è un po' per un livello un po' più avanzato, comunque per chi è peso inferiore. Per il mio peso, sia sì, 80-85 kg, ovviamente una tavola un po', insomma, non alle prime armi, uno che sappia surfare, insomma, ecco. Invece per un peso leggero può essere comunque una tavola simpatica e divertente, soprattutto per le onde estive. La consiglio a tutti perché comunque è morbida, se ci si becca a botte o comunque si cade in mezzo alle persone non ci si fa male. Include ovviamente sia questa che tutte le altre, le pinne direttamente incluse Olayan, in questo caso le ho messe da parte. Cosa dirvi? Questa è una tavola che devo ancora provare per il prossimo viaggio, dove andrò, seguitemi nelle storie Instagram, Rips Vlog o comunque anche sui video su YouTube. È pazzesca, è una figata. Io ne sono innamorato. Cioè, ho iniziato a fare surf in Costa Rica con una Fish Sushi della CBS, una 5,8 35 litri. Per cui qua siamo una 5636, questa ce l'ho nel cuore, non vedo l'ora di provarla e poi vi do il feedback. Comunque per voi, secondo me, figata, tavola estiva o comunque per posti come può essere Costa Rica, diciamo onde morbide, leggere, tranquille, no, ovviamente molto impegnative, questa è una tavola da avere assolutamente. Invece per quelli che mi chiedono una tavola per livello intermedio esperto, ragazzi, non posso che consigliarvi questa tavola. Questa è il mio gioiello. Adesso ve la ritiro fuori. Ovviamente questo è il nuovo modello perfetta, ragazzi. Questa potete anche vedere sulle storie in evidenza e sui post che ho fatto su Instagram, ragazzi. Questa è una tavola strepitosa, strepitosa. Ovviamente in questo caso parliamo di una tavola rigida, sempre Olayan Decathlon.
è una 5,8 35 litri. Poi ovviamente siamo su livello un po' più avanzato, come dicevo, questa però ragazzi è una tavola favolosa. Ne ho prese altre due di queste perché ne sono innamorato, ne volevo una proprio pulita da partire da zero per fare questo video, per cui ho preso questa qui da farvi vedere. Questa ragazzi è la tavola secondo me must have per chi è un surfista di livello intermedio, insomma, che vuole progredire, vuole divertirsi e tutto. Questa è una tavola rigida, per cui è una tavola che tra virgolette bisogna saperci un po' fare, per cui non si può prendere come prima tavola. Non ve la consiglio come prima tavola, andrei pure su le soft che vi ho detto nel video precedente, o comunque una long rigida o una 7.2, 7.3, però sempre, insomma, se siete le prime armi io direi di stare almeno su una 7. Questa qui è una tavola invece, come dicevo, appunto per un intermedio avanzato, una figata. Praticamente è similare, se voi vedete, alla soft. Questa qui sempre entrambe fish, per cui due pinne. Questa è una 5.8, questa è una 5.6, quindi leggermente più piccola, 36 litri, 35 litri, per cui come litraggio siamo uguali. Sono due tipologie però di tavole totalmente diverse, nel senso, possono sembrare uguali, però sono concepite e nate per due esigenze diverse. Questa, ripeto, è una tavola che si può andare anche su parete, su tavole, su onde importanti, e sicuramente è una tavola che consiglio appunto a chi ha già fatto surf, a chi sa comunque surfare. E non mi spingerei oltre gli 85-86, infatti per me questa qua è una linea proprio linea massima che io, però ovviamente poi ci sono surfisti anche professionisti che riescono a usare anche un 27 litri, un 24 litri, però non è il mio caso. Per un surfista medio, ecco, direi che massimo 85-86 kg, questa è il massimo. Questa può anche essere usata secondo me da surfisti un po' più pesanti, perché è una soft, nel senso che questa qui si possono prendere onde più morbide, più tranquille, anche su, se c'è un mezzo metro di onda va da Dio, se c'è in mezzo alle persone non ci si fa male perché comunque è tutta soft, non servono tante manutenzioni perché non serve mettere la cera, ma già su qui è più semplice, più pratica, più divertente. Questa qua la consiglio un po' a tutti, nel senso anche chi non è proprio un surfista capacissimo, però ci si diverte. Ecco, questa qui me la sento di dire solo per un surfista intermedio, insomma, che sa già lavorare in parete, sa fare qualche manovra e tutto. Questa sarà il futuro, lo scopriremo il prossimo viaggio, la prossima avventura. Cos'altro dirvi? Per questo video è tutto. Ovviamente io vi riporto tutte le cose qui sotto, e pensavate che mi fossi dimenticato, io mi ero dimenticato, adesso vi faccio vedere anche l'ultima chicca. Allora, mi ero dimenticato, questo per quanto riguarda le tavole. Adesso vi faccio vedere le nuove chicche che mi sono sempre state mandate da Decathlon. Per conservare queste tavole cosa si può avere? Una calza ovviamente imbottita, per cui per trasportarla in auto, nei viaggi, ovunque, vada Dio. Questa qui arriva fino a 7,5 mi pare, per cui ci sta la 7 senza problemi, ovviamente anche tavole inferiori, poi basta stringerle sotto. E poi mi sono preso anche questa qui, ovviamente altro colore, anzi no, scusate, quella lì era per fino a 6,5 la tavola, questa qui è 7,5, questa infatti è quella più lunga, mi sono confuso. Quindi questa andrebbe bene sulla 7, mentre quelle lì vanno bene sulle short e tutte le altre, anche le 6, le soft, insomma. Vi metto sempre il link qua sotto. Poi ho aggiunto alcuni nuovi leash, vabbè, questi ovviamente obbligatori, must have avere. Senza leash, ragazzi, ho visto troppi surfisti che fanno i fighi, che usano tavole e non mettono mai leash, poi gli arriva la tavola addosso qualcuno, non fatelo mai, soprattutto se siete le prime armi. Sempre leash, ovviamente qua i colori sono svariati, io ho preso per la 7 questa qui uno trasparente e per la 6 ne ho preso uno blu. E poi per ultimo, ma tra poco sta arrivando l'autunno e l'inverno, per cui inizia a fare un po' più freddo, e se si fa surf su mari non caldi, io non lo, adesso andrò su un posto caldo, però il prossimo viaggio ancora sarà sicuramente un posto un po' più fresco, e come non poter avere la nuovissima muta. Come sapete io soffro tantissimo il freddo, per cui questa è una 4-3 mm, una figata, colore assurdo. Io l'ho presa XL perché questa qui stringe tantissimo, ragazzi, sia nel collo che nei polsi che nelle caviglie. Ovviamente è fatto di un materiale più figo rispetto a quella basica,
per cui questa è la versione 900, vi riporto sotto tutti i dettagli, è molto ma molto stretta, per cui stringe un casino. Io di norma, essendo 1,85 per 86 kg, utilizzavo da sempre taglia L, mentre in questo caso ho preso taglia XL, per cui guardate bene, perché ovviamente questa muta non è la classica muta con la chiusura posteriore, ma c'ha la chiusura anteriore sopra collo, per cui si va all'interno direttamente da sopra e la si va a chiudere sopra nel collo, appunto, per cui è una tipologia un po' diversa di mute, e essendo, come ho detto, devono essere più avvolgenti e strette, sono state fatte con delle taglie secondo me leggermente diverse, per cui io vi consiglio di testare, provare la vostra, una muta insomma, e di provarla addosso, perché secondo me la maggior parte delle persone veste una taglia in più rispetto alla media. Ci sono anche le taglie, sia la MT e la LT, se non vado errato, che praticamente voglio dire M tall o L tall, che per chi è più alto ma sempre magro, ci sono 5 cm di differenza sia nella lunghezza, quindi la MT e la LT hanno 5 cm in più sia nella caviglia che nella manica, per cui può essere interessante che questa qui, non tutte le mute Decathlon ce l'hanno, questa versione qui ce l'ha, è in bicolore sia bordeaux che nera, per cui datevi un'occhiata, link qua sotto. Cos'altro dirvi, ragazzi? Questo sicuramente è un video conclusivo di tutte queste tavole che vi sto facendo vedere per questa collezione di quest'anno. Sono tutte da provare, testare, ovviamente ognuno ha le proprie esigenze, per cui valutate bene, chiedetemi nei commenti se avete bisogno di consigli o informazioni, però mi sembra di avervi risposto a tutte le domande che mi avete fatto in parecchi di voi nei commenti e anche nei DM riguardo alla misura, peso, nelle taglie, come prima tavola da testare. Cos'altro dirvi? Ci vediamo nel prossimo Star Street. Buon viaggio, buona vita e collettività di vita sempre. Ciao!